chiamo Alessandra Giampin, sono la responsabile del sistema informatico del gruppo Iseo. Il gruppo Iseo nasce nel 1969, è una società a conduzione familiare. Nasce in una piccola città che si chiama Pisogne, vicino al lago di Iseo, vicino Brescia, nella Lombardia, quindi al nord dell'Italia. Lo scopo della società è sempre stato quello di progettare e produrre sistemi di apertura per le porte. Negli anni 70 il gruppo, che è nato come gruppo italiano, come società italiana, è diventato un gruppo per acquisizione di altre sedi all'estero, per cui a oggi Iseo conta una società in Francia, Iseo France, due società in Germania, Iseo Deutschland e ATG. Abbiamo altre tre sedi in Italia, FIAM, Microard e Olso. Una società in Spagna, Iseo Middle East, a Madrid. Abbiamo una società in Middle East, una in Sudafrica e due in Asia. Queste ultime sono società che commercializzano solo prodotti, quindi a livello di sistema informatico non sono gestite direttamente dalla casa madre, quindi da noi come servizi IT. Mentre tutte le altre società sono gestite direttamente come sistemi informativi dall'ufficio centrale italiano. Ad oggi il gruppo conta circa 780 dipendenti e con un fatturato nell'anno 2011 di circa 110 milioni di euro. La relazione con Lefebvre Software è nata nel 2003 perché quando partimmo con l'acquisizione di Iseo France e quindi con il cambio di tutto il sistema informatico in Iseo France, fu scelto come prodotto contabile da installare nella società francese. Nel 2007 abbiamo incominciato invece a vedere Iris come finanza, come un prodotto che poteva rispecchiare le necessità del gruppo. Per cui furono fatti degli incontri con i nostri responsabili amministrativi e controlli gestione insieme ai vostri responsabili commerciali per vedere se effettivamente il prodotto aveva le credenziali giuste per poter rispondere ai nostri bisogni, che era quello di avere un sistema informatico contabile, multilingua e multicontabilità. E effettivamente abbiamo chiaramente fatto una software selection e effettivamente, siccome peraltro Iris Finanza era stato già interfacciato al nostro gestionale per la parte acquisti, commerciale e produzione, aveva tutto ciò di cui noi avevamo bisogno e quindi fu fatta nel 2007 la scelta di distribuire Iris anche nelle altre società del gruppo. Dopo l'installazione e la partenza di Iris Finance con le sette società italiane, perché io ho parlato prima di quattro società italiane, ma abbiamo anche la holding e società finanziarie, abbiamo acquisito anche altri prodotti di Lefebvre. Abbiamo portato qui Iris Pay in Francia per la gestione della parte personale, abbiamo acquisito Iris Immo e stiamo lavorando dall'anno scorso per Eagle One a livello gruppo per la parte statistica di consolidato gruppo. Adesso molto bene, abbiamo chiaramente avuto dei problemi non sull'installazione francese, sul quale nessun problema, veramente il lavoro è stato gestito in maniera autonoma da Lefebvre insieme ai nostri responsabili in Iseo France. Chiaramente ci sono stati problemi iniziali, soprattutto legati alla differente legalità italiana rispetto a quella francese, al chiaro problema di lingua, quindi eravamo gestiti direttamente dalla Francia e questo ha creato qualche problema iniziale. Subito dopo pochissimi mesi dalla partenza del progetto, in realtà Lefebvre ha aperto una sede italiana a Milano, per cui devo dire che da quando Lefebvre ha adesso una presenza anche nel mercato italiano, per noi questa cosa è diventata assolutamente trasparente, non ci sono state più difficoltà, abbiamo delle persone che ci seguono direttamente dall'Italia, spesso vengono da noi perché magari dobbiamo fare della formazione, approfondimenti su alcuni argomenti, però devo dire che le relazioni sono assolutamente diventate ottimali. Quindi ho apprezzato molto il fatto che la Lefebvre abbia avuto la volontà di avvicinarsi ai bisogni del cliente e questo è stato molto apprezzato da noi. Trovo che il prodotto sia molto buono. Io lo scelsi dalla parte, guardando la parte tecnica più che quella fiscale, e anche dalla parte fiscale è un prodotto molto buono.
trovo che dobbiamo migliorare la relazione sulla manutenzione del prodotto, perché è molto difficile seguire la distribuzione degli aggiornamenti, per cui è vero che abbiamo gli aggiornamenti che vengono esposti sul sito, però noi non sappiamo come intervenire, se interviene direttamente, che cosa questo aggiornamento comporta, se può essere bloccante per il prodotto o per gli utenti che stanno lavorando. Quindi su questa parte io amerei avere una informativa un pochino più ampia rispetto a quella che c'è oggi. Questo è l'unico punto sul quale io trovo che dobbiamo migliorare la relazione. Per il resto devo dire che non ci sono problemi né dal punto di vista commerciale né dal punto di vista di prodotto. L'aneddoto che mi piace raccontare è chiaramente legato al progetto italiano, sul quale intorno al tavolo avevamo partecipanti che non si capivano tra di loro, quindi ci sono stati dei momenti difficili, ma se adesso ci penso mi viene molto da ridere. E la cosa che mi fece molto divertire, che adesso io ricordo, fu la presentazione del progetto da parte delle Lefebvre, con la distribuzione sul calendario di tutte le attività. Era un calendario impossibile da comprendere, perché voi siete molto strutturati e avete una gestione dei progetti molto complicata, e ci siamo trovati questo rotolo sul tavolo con tutte le attività minuto per minuto di che cosa dovevate fare voi, che cosa dovevamo fare noi. Noi non siamo abituati, probabilmente gli italiani non sono abituati a lavorare in maniera così precisa. E questa cosa mi ricordo che è una delle cose che mi fa molto divertire adesso, al pensiero di come siamo partiti con la nostra relazione. Chiaramente adesso le cose siamo entrati in sintonia, quindi i progetti vengono gestiti in maniera completamente diversa rispetto all'inizio, quindi le cose sono rientrate. Però questo è un aneddoto e una cosa che io ogni tanto ho nella testa. Capisco le motivazioni della Lefebvre di unificare il parco di prodotti da distribuire ai propri clienti, proprio perché Lefebvre è diventata grande in questi anni ed è cresciuta. Ma io sono rimasta ancora ai nomi Iris, devo ancora metabolizzare il cambiamento, per cui ci vorrà un pochino per noi adesso, perché abbiamo sempre parlato di Iris Finanzi, Iris Imo, Iris Paghe, però sicuramente lo faremo con piacere e capendo le necessità di Lefebvre. A oggi abbiamo una forte relazione con Lefebvre, quindi non saprei dire quali sono i punti forti. So che abbiamo una forte relazione e l'azienda, il gruppo Iseo, ha puntato su questo prodotto. Stiamo per partire con la Spagna, a settembre faremo il cambiamento di gestionale, parte acquisti, produzione, e sicuramente faremo l'integrazione anche della parte Iris Finanza in Spagna. E per l'anno prossimo abbiamo lasciato per ultimo la Germania per motivazioni nostre interne, faremo il cambio gestionale, porteremo Lefebvre anche in Germania. Inoltre c'è da dire che da quest'anno noi faremo il bilancio consolidato di tutto il gruppo, quindi di tutte le società del gruppo, anche quelle che non sono gestite dalla parte informatica centrale, tramite Eagle One, quindi sicuramente un rapporto forte che si sta creando tra la nostra società e la vostra società.